A Maurizio Zamparini, che siamo abituati a vedere, diciamo, in trasmissioni che parlano di calcio, ma da un po' lo vediamo anche in trasmissioni che parlano di politica, se è d'accordo su questi scenari che vengono delineati o se secondo lui c'è qualcosa che sta succedendo adesso che sta scatenando queste proteste, perché insomma sembra che queste proteste vengano da lontano, vadano lontano, però secondo me la questione del gasolio non è così, per esempio, insignificante se soltanto quest'anno abbiamo un più 54 che incide sui camionisti, se insomma i pedaggi sono aumentati del 17%, se le autostrade, insomma, se le assicurazioni sono aumentate del 40%, cioè vuol dire che c'è qualcosa che va a limare proprio le condizioni di vita di queste categorie che sta intervenendo adesso, a prescindere dalla globalizzazione, che era un problema che c'era già prima. Come la pensa Zamparini? C'è una grande insipienza politica che dura da troppo tempo in questo paese. Sembra che il partito dell'onorevole Castelli sia stato l'opposizione. Lui, che era vicinissimo a Tremonti, è l'artefice di questa Italia. Quei Tremonti usava la stessa politica di Monti adesso, uguale, identica, precisa. Io da imprenditore ho cominciato circa un anno e mezzo fa a voler fare, invece del calcio, delle trasmissioni per la gente. Ho cominciato a farlo su Tele Lombardia, su Antenna 3, per portare la gente a dire la loro parola, perché i partiti politici sono troppo tempo che non sanno le esigenze della gente. E guarda caso, vicino a quella gente che ho portato, gli imprenditori, i professionisti, ho portato anche l'avvocato Goffi di Torino, che stava combattendo Equitalia in Piemonte. E mi ha aperto un mondo che non conoscevo, perché io da imprenditore sapevo l'Agenzia delle Entrate come noi ci stava tentando di massacrare noi imprenditori, perché il signor Tremonti, per coprire il deficit di bilancio e questo paese non producendo più ricchezza, dove doveva andare a prendere i soldi? Dove li riusciva a raschiare? Ma ha creato e incentivato, per far bella figura con Bruxelles, quella macchina infernale inventata dai politici, da loro, che si chiama Equitalia, che è una macchina robotica senza cuore. Senza cuore vuol dire che non gliene frega niente se un pensionato che ha 1000 euro di pensione al mese, e gliene porto tanti, Santoro, di esempi come questo documentati, ne paga 400 di cartella esattoriale. Non è andata a vedere col cuore che questa Italia, che con questa crisi si sta impoverendo, la gente non è che evade ma non riesce a pagare, e nell'insipienza politica, giustamente lui ha detto, è arrivata la globalizzazione, ma cosa hanno fatto loro in questi 4-5 anni per capire come combattere la globalizzazione? Perché da una lira che era protetta una volta dalle nostre dogane e dai posti di lavoro che erano protetti dalle nostre dogane, perché la ricchezza maggiore di un paese sono i posti di lavoro, sono la sicurezza del domani, no? Questi qui cosa hanno fatto per cambiare? No, la globalizzazione ci ha messo alla mercé del mercato straniero e noi non abbiamo fatto nulla, nulla per fare nient'altro che un sistema come Tremonti, come Monti, di bilancio. Una cosa giusta, ha detto Montezemolo, forse l'unica, che Tremonti era un ministro del bilancio e non dell'economia, e niente per far partire l'economia di questo paese, perché noi abbiamo bisogno di posti di lavoro, noi dobbiamo creare ricchezza se vogliamo pagare le tasse. Non si possono pagare le tasse se tu non crei ricchezza. Se tu crei servizi, crei solo carta moneta. Le dico un bellissimo proverbio degli indiani Cree. Dice: quando l'ultimo albero sarà abbattuto, quando l'ultimo fiume sarà inquinato, quando l'ultimo pesce sarà catturato, la gente si accorgerà che i soldi non si mangiano. Noi abbiamo prodotto servizi e producendo servizi non si produce ricchezza. Dobbiamo tornare a produrre ricchezza, agricoltura, turismo, il made in Italy che sappiamo fare. Loro sono la causa, insipienti, insipienti. Un attimo solo. Allora, avranno tempo.